con un pizzico, un pochettino, dai, diciamo così, non tantissimo, ma un pizzico di ritardo, è iniziata anche la conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre-Frosinone Juventus. Ricordo a tutti, ricordatevela questa cosa, ricordatevela, la formazione del fantacalcio oggi. E ricordatevi anche questo, domani si gioca alle 12.30, questo perché la Serie A sarà compressa all'interno di venerdì 22 e sabato 23 dicembre, il 24 e il 25 ovviamente non si gioca. Ricordatevi questa cosa, è importantissimo per il vostro fantacalcio e ovviamente per la Juventus, per guardarvi la partita anche insieme a me, ci vediamo in live ovviamente su Twitch come in tutte le partite. Vi ho salvato la giornata di fantacalcio? Se sì, un mi piace a questo video. Allora, Allegri dice: questa partita è insidiosa per vari motivi, è l'ultima prima di Natale e io ho sempre in mente Carpi Juventus come ultima prima di Natale, è la famosa partita in cui Allegri lancia la giacca e la Juventus rischia di non vincere con il Carpi. Nelle settimane prima delle feste c'è sempre un clima diverso, sarà una partita di grande attenzione e concentrazione oltre che tecnica. Loro in casa hanno perso solo una volta su 8 contro il Napoli alla prima partita del campionato andando in vantaggio. Io ricordo quella partita, rimasi stupito dal Frosinone, pensai, beh dai, hanno fatto una bella partita, invece il Frosinone sta facendo una bellissima stagione, bellissima, quindi c'è da veramente rimanere concentrati. Martedì a Napoli hanno vinto 4-0 facendo un'ottima partita, è una squadra che gioca, si propone e vive un momento di grande esaltazione. Sicuramente sì, anche se in Serie A l'ultima l'hanno vinta, l'hanno persa quasi in extremis contro il Lecce, è un momento di particolare esaltazione perché passare in Coppa Italia contro il Napoli campione d'Italia con un 4-0 non è sicuramente roba da tutti i giorni. Sotto l'aspetto mentale serve una partita molto seria per poi passare il Natale nel migliore dei modi. E speriamo di sì, non solo non roviniamoci il weekend, non roviniamoci il Natale, che sarebbe ancora meglio. Non ho ancora deciso per i posti da titolare in attacco, sono rimasti soltanto in tre. In tre, solitamente erano in cinque, non c'era Ken, ne è uscito un altro. Federico Chiesa, non sarà a disposizione. Chiesa ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e lo abbiamo lasciato a casa. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma portarselo dietro non avrebbe avuto nessun senso. Gli altri, quindi Vlahovic, Yildiz e Milik, sono recuperati e domani è troppo importante il risultato a prescindere da chi scende in campo. Posso dirvi la verità, ho visto un Allegri particolarmente timoroso di non portarla a casa domani. Non perché fosse triste, anzi oggi era anche particolarmente euforico, le solite battute sue ripetute più volte, quindi oggi era nel suo mood solito da quel punto di vista. Però ha ribadito più volte quanto sia importante il risultato di domani, la vittoria di domani. Secondo me il pareggio di Genova gli è andato a togliere un po' di certezze. E senza Federico Chiesa domani siamo di fronte a una partita abbastanza tosta per la Juventus. Chiesa, che è stato comunque uno dei giocatori simbolo anche nell'ultima partita proprio giocata contro il Genoa. Attenzione, 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 vediamo se Yildiz non riuscirà a ritagliarsi dello spazio, perché in questo momento c'è la possibilità seria e concreta magari di vederlo anche dal primo minuto. Io non escludo la possibilità di vederlo insieme a Vlahovic, poi magari mi farete sapere. Vediamo se questa cosa è una mia follia o potrà esserci qualcosa. Aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Fa parte della crescita dei giocatori, più giocano e più fanno esperienza. Poi vanno capiti i momenti della partita, quando accelerare, quando rallentare, quando si deve attaccare. È un percorso di crescita e stanno facendo molto bene. Questo è un riassunto del calcio secondo Massimiliano Allegri. La partita è fatta di momenti e quei momenti vanno letti e solo in quei momenti si fanno determinate cose. Questo è proprio il credo calcistico di Massimiliano Allegri. E non è una cosa per tutti i giocatori, ovviamente, perché servono dei giocatori che queste cose le capiscano, servono dei giocatori che queste cose le vadano anche a mettere come priorità all'interno della gara. Allegri a queste cose ha sempre dato particolare attenzione. Rabiot è a disposizione, sta bene e gioca. Milik ha giocato meno quest'anno, ma quando è entrato è stato determinante e decisivo, sia dentro l'area, ma soprattutto fuori dall'area, per gestire alcuni palloni importanti. Sono tutte situazioni dove sono contento. Lui deve stare sereno perché è un giocatore importante per noi. Proprio per questo vi dico, avevo letto che nelle ultime ore c'era la possibilità che Milik giocasse titolare la partita di domani e non mi sento di escluderla ancora al 100%, ci mancherebbe altro. Ovviamente sulla carta Vlahovic-Milik è l'attacco più probabile piuttosto che Vlahovic-Yildiz o Milik-Yildiz,
però Milik mi sembra un giocatore troppo importante per gestire delle palle che scottano, soprattutto nei minuti finali, cosa che gli altri attaccanti in questo momento non fanno così bene come Milik. Quindi secondo me c'è la possibilità di partire con Vlahovic-Yildiz domani, poi vediamo, non so se è una mia paranoia, proprio perché nelle ultime ore si era parlato di un Milik titolare, a prescindere dall'infortunio di Chiesa che è venuto fuori soltanto oggi, da questo fastidio, sperando che non sia un infortunio vero e proprio. Quindi io una fiche su Yildiz in questo momento la butterei, poi magari mi sbaglio. Non credo che sia opportuno parlare di queste tematiche, ovviamente riferito alla Superlega. Se ne occupano il presidente Ferrero e Scanavino. Sì, se ne occupano loro, però la Juve in questo momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Avranno fatto firmare qualcosa la Juventus quest'estate durante il patteggiamento? L'esclusione dalle coppe per un solo anno, ma ci sono dei documenti segreti? Ci sono dei documenti che non sono stati rivelati? C'è qualcosa dietro? La Juventus appoggerà il nuovo progetto della Superlega di A22? Oppure dirà di no e andrà a seguire la strada dell'Inter che ha detto rimaniamo in UEFA? Se ne occupano Ferrero e Scanavino. Sarebbe interessante saperlo tutti, così magari non andiamo a fare domande all'allenatore, che ovviamente di sta roba non ha senso che ne parli. E poi gli chiedono, mister, firmerebbe per il secondo posto in campionato la vittoria della Coppa Italia alla luce dell'eliminazione di Napoli e Inter? E Allegri dice, io non firmo niente, c'è da giocare le partite. Vincere le partite non è semplice, l'ho detto nelle ultime settimane. Poi ha ritirato fuori quel discorso sulle 12 squadre, che dice le 12 squadre della seconda parte della classifica hanno fatto 18-20 punti in più dell'anno scorso. Quelle in cima quindi ne hanno fatte di meno, ma non è che il campionato sia equilibrato. Però sicuramente è più difficile vincere le partite. L'obiettivo è fare 40 punti e domani possiamo farli contro una squadra molto insidiosa. Quindi ancora la terza volta che tiro fuori questo discorso, che ripeto, per me non ha particolarmente senso, però a quanto pare per Allegri è un discorso che deve rimanere lì fisso di una certa importanza. Fare dei bilanci ora non ha senso. Sono assolutamente d'accordo, che senso ha fare dei bilanci al 22 di dicembre, con l'andata ancora da concludere. Anche perché poi magari domani cambia di nuovo qualcosa. Finiamo il girone d'andata e vediamo. L'obiettivo è arrivare nelle prime quattro e giocare la Champions l'anno prossimo. Attenzione, mettiamo via da parte un attimo il violino. Lasciamolo lì, dov'è? Giocare la Champions. Giocare la Champions. La UEFA Champions League. Attenzione che non dobbiamo andare a ritrattare anche il discorso legato alla qualificazione Champions. Dobbiamo arrivare nei primi 20 per giocare ancora la Serie A. E attenzione, perché in realtà Gravina ha detto ma chi va a fare la Superlega non gioca neanche più in Serie A. Allora che cosa dobbiamo fare? Sono molto curioso di quello che succederà. Attenzione, anche arrivare nei primi 4 sta diventando una sorta di tabù. In questo momento non è detto niente. Vlahovic ha 23 anni, giocare nella Juve non è facile. Nelle ultime partite ha giocato bene tecnicamente, gli mancano i gol. Bene tecnicamente, insomma, ma è la solita carezza di Allegri a Vlahovic in un momento di difficoltà. Poi Allegri dice una cosa molto importante. Deve fare un percorso di crescita a livello mentale, sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male. Poi c'è il suo solito discorso, anche qua il calcio secondo Allegri, lo sport, la vita secondo Allegri, come tutti, soprattutto a livello mentale, quelli giovani fino a 27 anni non riesce a trovare quel giusto equilibrio, che questo non è detto, magari ci sono dei giocatori di 18 anni che hanno già l'esperienza di quelli di 30 e magari ci sono dei giocatori a 35 anni che hanno la testa, la mentalità, la maturità di un bambino appena nato, quindi questa cosa per me non c'entra tanto, ma Allegri la ripete spesso e volentieri, quindi lui ci crede, infatti cita l'esempio di Rabiot, di quello che è successo negli ultimi anni a Rabiot. Dice succederà anche a Vlahovic, succederà anche a Kane e a tutti quelli che non hanno ancora raggiunto la mentalità, la maturità a livello mentale. Quindi ha detto una cosa abbastanza tosta, se ci pensiamo, che né Kane né Vlahovic in questo momento sono giocatori pronti a ragionare o maturi nel senso in cui li vuole l'allenatore. So che sembra una frase così buttata lì, il solito discorso di Allegri sui giovani, questa è una frase tosta in realtà, perché va a evidenziare come questi due giocatori l'allenatore ancora non li veda performanti al 100%, e se di solito usa una carezza nei momenti di difficoltà, stavolta più che la carota ha usato il bastone, ecco, diciamo così. Parlare di cos'è successo a Genova non ha senso. Ho pagato la multa, Yildiz sta bene e questo è l'importante.
Io credo che il destino ogni tanto sia beffardo, no? O comunque, no, più che beffardo, strano, se non dire strano. Ildiza Genova rischia di subire un grave infortunio e il giocatore che gli entra non viene nemmeno espulso. Si fa male Chiesa e c'è la possibilità che giochi Ildiz. Poi Allegri dice, non ne voglio riparlare, però ci dà degli spunti. E cioè dice, non è che sono andato a Genova a fare del casino per il Mani di Bani, sono andato a Genova a fare del casino per quello che è successo a Ildiz, che sono due cose completamente diverse. Sulle trasferte abbiamo preso un gol troppo facile per noi a Genova. Abbiamo fatto 5 errori nella stessa azione, i ragazzi lo sanno, eravamo staccati dalla partita e siamo stati puniti. È normale che bisogna migliorare la percentuale realizzativa davanti e su questo dobbiamo continuare a lavorare. Però, vedi, il discorso è questo. Abbiamo fatto gli errori nella stessa azione, però la Juventus non ha avuto chissà quante occasioni da fare gol. Sono stati degli episodi isolati, buttati lì. Sono queste le cose che dobbiamo migliorare, non solo la percentuale di realizzazione, il modo in cui arrivano quelle occasioni. Non sempre solo su un calcio d'angolo, non sempre solo su una punizione, non sempre solo su una ripartenza, non sempre solo sul rigore. Sono queste le cose che dobbiamo migliorare. Perché se miglioriamo queste, allora migliora di per sé anche la percentuale realizzativa. Anzi, vai anche a togliere degli alibi per dei giocatori. Sono queste le cose che dobbiamo migliorare. Mi dispiace che non venga mai citata invece questa roba qua. Alle diffide non penso. Domani sono i 3 punti più importanti del campionato, perché sono appunto quelli di domani. Finita la partita vedremo chi sarà a disposizione per la Roma. Quando inizia a fare i conti vengono fuori i contadini. Quando inizia a fare i conti vengono fuori i contadini. Io questa non l'avevo mai sentita e non so dirvi se è talmente cringe da imbarazzarmi o talmente bella che la ruberò, la farò mia. Forse è talmente brutta che fa tutto il giro e diventa bella. Probabilmente questa è la valutazione. Weah sta meglio, non è ancora pronto per i 90 minuti, ma sicuramente è avanzato il minutaggio. Il campionato è lungo, ci sono tanti punti, noi dobbiamo guardare anche le squadre dietro. Dobbiamo vincere poi per rimanere vicini all'Inter, che è la favorita dello scudetto, ma l'ho già detto tante volte, non voglio ripetermi, se no viene a noia. Sono 4 punti, sì, però c'è anche il Milan che è dietro. Con i 3 punti nel calcio, magari fanno 2 vittorie, tu fai 2 pareggi e ti prendono. Chiaro riferimento al Milan che ha 5 punti dietro. Ma anche i pareggi a fine anno poi conteranno molto. Con Giorgio abbiamo un rapporto che ci lega dai momenti vissuti e dalla cittadinanza. Entrambi toscani, entrambi livornesi. Ci ha fatto bene la sua visita e ora sta capendo cosa vuol fare. Poi parlerà con la società, ma deve capire cosa fare da grande. Quel poi parlerà con la società, però lascia intendere che ci siano tutti i presupposti, tutte le volontà di far entrare Chiellini in società. Perché sennò non avrebbe senso poi parlerà con la società. Poi magari vedrà, parlerà con la società significa che c'è qualcosa di cui discutere seriamente. E quindi questa è la conferenza stampa, non chissà che cosa, poi terminata con risate, grosse risate, brindisi, panettoni e tutta questa roba qui. Noi non abbiamo né da fare il brindisi, una bottiglia d'acqua, né i panettoni, se volete, o dei chewing, un posso offrirvi questo e poco altro. Vi chiedo comunque di lasciare le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e ci tengo veramente a capire la vostra idea, la vostra posizione su quello che potrebbe essere Ildiz domani. Perché Ildiz io dal primo minuto me lo aspetto, anche perché poi Allegri ha parlato anche dei giocatori del Frosinone, no? Dei giocatori che sono andati in prestito, e infatti non so perché mi sarò perso questo pezzo, non l'ho scritto, va bene? Ah, è qua, dice, stanno facendo bene, non avevo dubbi su quello che potevano fare. Il Frosinone è una società sana con un presidente serio, un DS che sa fare il proprio mestiere. Di Francesco aveva tanta voglia di rivalsa e con questa miscelata un percorso importante per questi giocatori e sono molto contento di quello che stanno facendo. Quindi pensare di trovarsi nella stessa partita Kajorg, Sule e Ildiz titolari, che sono tutti giocatori di proprietà della Juventus, tutti giocatori che hanno un futuro di un certo tipo davanti, beh, sarebbe molto interessante. Quindi sarebbe bello, quantomeno, secondo me. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ciao!